tutta la gente che ci disturba, che fa spaccate, che fa rapine, che l'accattonaggio piuttosto che i furti, sono persone che dormono dentro delle case. Ahimè, spesso sono anche case pubbliche, oppure sono case private. Questo è il primo controllo da fare, cioè tu devi rendere invivibile al territorio l'illegalità, devi rendere invivibile a questi soggetti questa città. E poi riorganizzazione della polizia municipale, partendo da una maggiore presenza nel territorio con l'apertura di nuovi presidi e il numero di telecamere che devono essere tecnologicamente più avanzate. Questa è la ricetta del candidato sindaco Maurizio Saia, appoggiato da Civiche e Nuovo Centrodestra. Ci vuole una forte volontà politica, perché ho le idee chiare, perché mi applico sulle questioni e le tecniche legate alla sicurezza urbana da almeno 12 anni. E quindi so perfettamente quali sono gli interventi da fare, di concerto ovviamente con tutte le forze dell'ordine a livello locale, cioè cittadino. Ho le idee chiare su tutti gli strumenti che sono utilizzabili per legge e so molto bene come ripulire il territorio, soprattutto dalle presenze indiscrete. In attesa di conoscere la posizione di Forza Italia per le amministrative, Saia punta sulla sicurezza anche alla luce dell'ultimo pestaggio all'Arcella, vittima il suo rivale alla poltrona di sindaco di Padova, Andrea Colasio. Di chi fa illegalità, che non guarda in faccia a nessuno e che si sente sostanzialmente impunita. E questo purtroppo è risultato di politiche di accoglienza sbagliate e di scarsa attenzione. A me farà ridere sentire oggi Rossi che dice che ci vuole un centro di identificazione e espulsione a Padova, quando fino a qualche anno fa lo diceva solo il sottoscritto e veniva deriso o chiamato con gli epiteti peggiori, tipo razzista o qualcos'altro.